cosa che mi dice, dove sono nascosti? Perché ogni tanto si infrattano, che non sono dove, dove sono. Io l'ho visto. Dove l'hai visto? Tutti là dietro. Calemano. Guarda dove sono. Dove? No. Calemano. Non rimorchiamo. Venite qua subito, vergogna, subito. Voi fatti i vostri. Ma i vostri. Si sono infrattati, si sono infrattati. Sono in calare in mano, forza, tutti a posto. Se volete farmi i fatti vostri, dovete venire qua la mattina, dal lunedì al venerdì. Una cosa di pazza, profitto dalle mani. Vabbè, siamo all'ultimo gioco, sì, non le sconcentriamoci. Tre Manone per Ortona, eccoli. Si chiamano? Matteo. Matteo. Emore. Emore. Mattia. E Mattia. E tre Manone anche per Montebrandone. Riccardo. Poi Davide e poi Massimiliano. Fantastico. E le mani che dovranno gettarsi violentemente e velocemente dopo che l'orchestra ha iniziato a suonare i pezzi nascosti sui simboli con i quali giochiamo oggi e che andiamo immediatamente a vedere insieme. Iniziamo con il Duomo, simbolo di Milano, e poi frutta buonissima. Questo nuovo simbolo, guardate, i bambini che cantano in coro, ovvero canzoni famose dello Zecchino d'Oro. E ancora mezzi di locomozione. Una rosa, una mamma, calendario, quindi giorni, mesi dell'anno, e una tazzulella e caffè. Due regole fondamentali, partite dopo che l'orchestra avrà iniziato a suonare, poi non ostacolare, se no squalifica. È il terzo anno che faccio mezzogiorno in famiglia. Non ce ne eravamo accorti. Ho imparato. Non c'è due senza tre, ma il proverbio non c'è tre senza quattro non esiste. Non esiste. Attenzione, tutti dietro, tutti dietro, tutti dietro, tutti dietro. Bravi ragazzi, in bocca al lupo, maestro Mazza, quando vuole. Edoardo Bennato, il simbolo della mamma, quello corretto. Hanno individuato. Stavano arrivando sui figuranti. Guardate la velocità veramente di tutte le mani, ma malgrado la velocità e tutti hanno indovinato, la numero 2 blu di Ortona è arrivata dopo. Ok. È arrivata una blu. Un po' di qua, di qua, di qua. Prima si è visto che lei faceva le boccacce al povero Friscia. Ecco, vedi? Me li fa non mi ha visto sempre. Lui! Sto io al centro? Va bene, sto io al centro. Ok, ecco, oh, microfono. Abbiamo combinato. Pronti? Maestro Mazza, quando vuole. Walzer del Moscerino, Cristina D'Avena, Zecchino d'Oro, il simbolo corretto ai bambini del coro. Anche in questo caso tutti hanno individuato, ma vedete la mano blu indecisa che si tuffa sopra le altre, è stata eliminata. Sta andando benissimo Montebrandone, tutte e tre le mani di Montebrandone. Una sola poverina per Ortona. Ok, spostatevi un po', bene. Maestro Mazza, quando vuole. Rose rosse, Massimo Ranieri, il simbolo della rosa, il simbolo corretto. Allora chiedo conferma che sia la 3. Proviamo a guardare chi è arrivata per ultima delle mani di Montebrandone. Comunque Montebrandone sopra, solo capire quale delle due viene eliminata, credo. La 3, giusto, quella che è già uscita. Perfetto, ok. Allora, due mani di qua, ragazzi, alla vostra sinistra. Bene. 2-1, attenzione, maestro Mazza, quando vuole. Special Luna Pop. Sono andati tutti hanno sul sbagliato. Simbolo sbagliato, tutti, assolutamente, tutti erano mezzi di locomozione, esatto, la Vespa Special. Ovviamente, poi quando uno parte per l'impeto, si gli danno altri una seguono. Mano, esatto. Sì, sì, sì. Allora si riparte, nulla da fare di nuovo. Esatto, ragazzi, alla vostra sinistra, molto bene. Maestro Gianni Mazza, quando vuole. Angelo Branduardi, la frutta ovviamente, il simbolo corretto.
Guardate, guardate! Guardate, si tuffa bene la mano di Monteprandone, poi a seguire la mano di Ortona, l'ultima mano è quella di Monteprandone. Gara bellissima! Partitone, gara bellissima! Si decide tutto adesso! Tutto si decide adesso, attenzione, mi raccomando, partite dopo aver sentito l'orchestra del maestro Mazza, quando vuole, maestro! Allora, una rosa blu, Michele Zarrillo, il guardate, simbolo della rosa. Si tuffa in estremis la mano gialla, mi dite che è buona, sì, sì è quella buona, blu ovviamente è sopra e quindi si aggiudica la gara Monteprandone, Monteprandone, provincia di Ascoli Piceno. Venite, venite, la mano può uscire, grazie, venite, alzatevi pure. Rivediamo il replay, venite, un attimo, rivediamo il replay. L'ha spinto. Corretto. Corretto, perfetto, corretto, grazie condominio. Massimiliano, cosa dici? Allora, consegniamo la coppa per la prima volta. A Natalia e a Laura, che ovviamente ecco, rappresenta Monteprandone, complimenti, ma la coppa scusate, è vostra. C'è ancora il gioco dello strappacoppa ed Ortona, sono molto bravi. Vediamo la salvatrice della patria, chi è? Il salvatore della patria è Guido. Guido, mi raccomando, 30 secondi esatti, prego. Ci avviciniamo a questa alla doccia. Parte. 20 litri di acqua sulla sua testa. Le scarpe non le vuoi togliere, sì. Guido? È meglio, perché... Dovrà contare con almeno... precisione fino a 30. Okay. Bravo, Amadeus. Perché almeno quelle rimangono asciutte. Altrimenti si allagherà lo studio. Ecco. Attenzione, mi raccomando. Quando massimo premi, silenzio lascia, in studio, vi prego, è un momento importantissimo, grazie. Quando vuoi. Bellissima medaglia di Mezzogiorno in Famiglia. E la targa ricordo ad Ortona, grazie di essere stati con noi. Esatto. E un grande applauso a Massimiliano Rosolino, che è stato con noi tre settimane. Grazie mille, entra Natalia Titova ovviamente. Ritorna con noi. Benissimo, ora colleghiamoci con lei, Roberta Ganderi.